La Philcams è open, siamo come al solito aperti a tutti, in particolare alle donne. Questa è una categoria femminile dove ci teniamo, proviamo ad essere al centro delle difficoltà, dei problemi. È un progetto vecchio nato con il coordinamento donne della CGIL, con la CGIL tutta, volta sempre alle donne. Noi c'eravamo anche prima, ci siamo sempre stati e ci saremo sempre, però abbiamo ufficializzato con tutti, con il Comune di Napoli, con l'Associazione di Patrizia e con tutti i soggetti che in maniera effettiva hanno voluto fortemente questo sportello. Parlo di Cinzia Massa, la segretaria della CGIL, della CGIL tutta. E oggi sono, consentitemi, un po' emozionata perché in Philcams le donne sono la maggioranza ed è una categoria femminile. Associazione Dream Team Donne in Rete, il centro antiviolenza Dream Team Donne in Rete scende in campo come prima con un protocollo con la CGIL, quindi l'ho detto prima, si sta facendo la storia delle donne di Napoli e poi con tutto il nostro servizio di un centro antiviolenza in uno sportello di primo ascolto. Quando le donne si rivolgeranno a questo sportello, partirà tutta una serie di servizi con le professioniste del centro antiviolenza Dream Team, ma anche di tutte le professioniste dei CAV della città di Napoli, perché in effetti, essendo in rete, una donna potrà affrontare qualsiasi luogo, potrà essere accolta in qualsiasi luogo della città di Napoli dove preferisce, dove abita più vicino, dove c'ha residenza. Quindi anche un posto informativo e fare una rete. Io l'ho detto, in effetti è un ponte che si sta costruendo, stringendo delle reti, allargando i cerchi di sorellanza. Centro antiviolenza ne abbiamo 6 adesso al Comune di Napoli, ma purtroppo non bastano, per cui è importante davvero sostenere queste iniziative. È importante che ci siano su tutta la città quanto più centri di ascolto è possibile, perché abbiamo bisogno di far comprendere alle nostre donne che ci siamo e di qualunque cosa abbiano bisogno il comune c'è, ecco, ci sono istituzioni come la Philcams in questo caso che ha messo a disposizione, ecco, una sua stanza. Per questo è importante davvero che tutte le donne in tutti i campi, non solo lavorativo, ma qualunque donna sappia che c'è qualcuno che le ascolti e che le aiuti, perché assolutamente è una situazione di emergenza. Nel 2022 sono state 79 le vittime e quindi davvero è importante che tutta la comunità, davvero tutta, trasversalmente, si impegni per impedire che ne succedano, che ne accadano altre di situazioni del genere. Credo che queste esperienze siano fondamentali per il territorio, ma anche per l'organizzazione nel suo complesso. Quindi è importante che la CGIL nazionale oggi sia presente. Questo progetto mette insieme, diciamo, alcune priorità che anche come CGIL nazionale proviamo a far emergere: l'importanza di fare rete con le tante importanti associazioni nei territori, ma anche quello di valorizzare il lavoro come strumento per prevenire e contrastare la violenza, perché permette di autodeterminarsi e di essere libere, ma anche il lavoro da monitorare, perché purtroppo il contesto di lavoro spesso è anche luogo di molestie e di violenze psicologiche. Quindi è importante che la CGIL ci sia presente, dia risposta alle tante donne che hanno bisogno, accogliendole come la CGIL Napoli e Campania farà. Lo sportello si chiama Cor a Cor, che a Napoli significa a stare a cuore e che vuol dire accoglienza e relazioni, perché vogliamo rivolgerci a tutte quelle donne che hanno bisogno di parlare, di essere ascoltate, che subiscono violenze quotidianamente, e si può fare soltanto se si fa una buona accoglienza e se si fanno relazioni. E noi con questo sportello stiamo anche provando a essere un ponte col territorio, infatti apriamo questo sportello insieme all'associazione Dream Team Donne in Rete. Gela ha questa ambizione di essere nei territori e di, rispetto alle violenze di genere, essere d'aiuto e di supporto. È strano perché questa è la nostra regione Campania, fu una delle prime regioni nel 1970 a mettere su un osservatorio sulle condizioni femminili delle donne. C'è una legge in cui anche CGIL e CISL hanno lavorato sulla parità salariale. Oggi c'è in quartieri difficili, e la Philcam su questo offre una grande possibilità, bisogna essere concreti. Noi pensiamo che le politiche che vanno sulla violenza di genere, disparità, le grandi diseguaglianze, il fatto che le donne siano penalizzate,
violentate debbono essere non solo ascoltate, ma devono essere aiutate con consulenze, con gente che sappia ascoltare e dare consigli in quella direzione.